Sì. Perché sei venuto da me? Sei un amico e sei un poliziotto. Che cosa? Ma sai che è questo? Si chiama Vincenzo De Moni. Perché? Lo conosci? Li ha fatto vedere a qualcuno? No, solo tu. Sicuro? Sì, Peppe. Perché? Meglio se ne prendo io. E io che faccio? Niente, proprio niente. Non parlare a nessuno, non guardare nessuno. Vai a casa e prova a dimenticarti tutto questo. Non è possibile, Peppe. Non posso dimenticare tutto questo. Lo devi fare. Ho fatto la cosa giusta a portarmi queste foto. Deve promettere che non parlerai di questo a nessuno. Va bene. Mi devi promettere. Sì, va bene, ti prometto. Non devo andare. Che cosa farai? Ti ho detto che devi dimenticarti di questa situazione. Ci penso io. Buonasera, signor Didio. Mi dispiace di averla disturbato a questo orario. Cinzia? Sì, finalmente ci conosciamo di persona. Posso entrare? Sì. Assolutamente scusarmi con lei, signor Didio. Questa serata è stata tutta una grande messa in tesa. Mio marito può sembrare a volte molto irrazionale, però alla fine è l'uomo più decente che io ho. Ci ho fatto caso. Sì, però le devo chiedere scusa. Non preoccuparti, è tardi e devo andare a dormire. Sono venuta per pagarla. Veramente? Eh sì, gliel'ho promesso e voglio tenere la mia parola. Grazie mille. Non mi deve ringraziare, signor Didio. L'ho stunta per fare un lavoro per me. E adesso la sto pagando. Sì, però le fotografie non le hai ricevute. Certo che le ho ricevute. Davvero? Sì, e sono molto belle. L'espressione che lei ha catturato mentre che mio marito sputava su quella troia, ma è meravigliosa. Mi sono fatta un sacco di risate. Con tuo marito? Purtroppo mio marito non l'ha trovata molto divertente. Non so se lei l'ha notato, ma lui non è un tipo molto umoroso. Comunque, grazie lo stesso. Mi ero quasi dimenticata. Sono venuta qui per un'altra ragione. Una ragione così stupida. Che? Lo so che lei la troverà ridicola la ragione, però a mio marito non gli è andata tanto giù il fatto che io possiedo delle fotografie di lui mentre che lui uccide qualcuno. E allora, per mettere le cose a pari, gli ho promesso una fotografia di me. Lo so, è un po' pazzo, però li voglio molto bene.
tesoro, l'ho fatto. Non sapevo che ci riuscivo. Hai fatto un buon lavoro, cara. Adesso sì che siamo pari. Eh sì, come dici tu. Ti amo, tesoro. Anch'io ti amo, cara. Non litighiamo più.